immigrati o richiedenti asilo, oppure, pur non essendo rifugiati o richiedenti asilo, hanno diritto, secondo le regole europee, che questo è un modello solo europeo, alla cosiddetta protezione internazionale, cioè persone che non avrebbero in altri continenti diritto alla protezione, in Europa invece viene concesso. Non sempre è facile distinguere, non basta il paese di provenienza. Tutti quelli che adesso arrivano dalla Libia, che è un paese dove c'è una guerra, non è detto che debbano essere considerati tutti dei rifugiati o dei richiedenti asilo. Anzi, molti di questi arrivati sulle coste italiane dicono esplicitamente: noi non vogliamo essere considerati dei rifugiati, noi siamo dei lavoratori scappati dalla Libia perché c'è la guerra, ma vogliamo tornare nel nostro paese di origine, che è il paese subsahariano. Questo per dire la complessità, e come tutte le questioni complesse devono essere affrontate con risposte articolate. Non c'è un'unica risposta valida per tutti. Non c'è neanche un modello, come diceva il dottor Di Vico, che si possa applicare in Italia una best practice. Tutti i modelli funzionano per un certo periodo di tempo, come in Germania, e poi la stessa Merkel ha detto che il modello di integrazione tedesca non funziona più. Quindi bisogna essere cauti a dire: dobbiamo fare come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti o il Canada. Gli Stati Uniti e il Canada, rispetto all'Italia, hanno la caratteristica fondamentale che hanno il controllo dei propri confini, cosa che l'Italia non ha, perché appartenendo all'Unione Europea, ancora di più, avendo aderito all'accordo di Schengen, lo ricordo per quei pochi che non lo sanno, che permette la libera circolazione tra un paese e l'altro, avendo eliminato i controlli al confine, e abbiamo anche la stranezza di avere un paese extracomunitario come la Svizzera che ha aderito invece a Schengen, il che rende ancora più complicati i rapporti. Ma per dire, noi non abbiamo il controllo dei confini, quindi non potremmo attuare in Italia quel modello che c'è in Canada, semplicemente perché un cittadino non comunitario che arriva in Francia in modo irregolare può liberamente entrare in Italia senza che l'Italia abbia modo di controllare come è entrato, quando è entrato, chi sia, eccetera, eccetera. A questo fa riscontro la mancanza, e questo è il punto cruciale, secondo me, della questione immigrazione in Europa, la mancanza di un modello europeo unico, sia per la regolamentazione del il contrasto all'immigrazione irregolare,